Narrazioni di impresa. È il format della Camera di Commercio Chieti Pescara per presentarci storie di impresa al femminile. Siamo con Luciana Ferrone che è la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara. Si sta concludendo un anno, Presidente. Vogliamo anche fare un bilancio delle attività svolte nel 2021. Sì, è stato a mio avviso un anno molto positivo e coadiuvato da tutte le nostre imprenditrici che rappresentano questo comitato, donne validissime. E, tra le tante cose, accesso al credito, la formazione e tutto quanto, abbiamo anche stretto un grosso rapporto con l'università, con il Dipartimento di Economia dell'Università di Chiedi Pescara e li abbiamo incaricati di svolgere per nostro conto un'indagine un molto importante sia da fare sul territorio a livello nazionale e anche con un raffronto verso l'Europa in generale su quello che è l'evoluzione dell'impresa oggi, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile. Cioè che cos'è oggi che può avere successo? Qual è l'attività? che oggi è consigliabile eh, intraprendere, perché non è sufficiente dare supporto, ma anche eh, dare dei consigli, cioè non è corretto dire a un'imprenditrice eh, sì, continua ad aprire la pasticceria o la pasta all'uovo o che altro, ma eh, vediamo quali sono le nuove attività che possono essere più importanti, più presenti sul territorio e che hanno una maggiore probabilità di riscuotere successo. Poi dietro tutto questo ovviamente ci sarà anche la preparazione e quant'altro. Altro, ma fare una ricerca del settore che non è più, attenzione, come era una volta, legato a eh, dei canoni stereotipati, quali potevano essere quelli specifici dell'imprenditoria femminile. In un mondo che cambia la Camera di Commercio c'è ed anche il Comitato dell'Imprenditoria Femminile. Le ha parlato molto di supporto ed è giusto che sia così. Ed ora conosciamo le protagoniste di questa puntata. Sono Raffaella Gianpietro, sono titolare del Ristorante Nino a Chieti, un'azienda familiare nata nel 1961 nel centro storico di Chieti città. È un'attività eh, storica prima di tutto perché ha origine da una cantina storica della città di Chieti. È ubicata proprio a ridosso della piazza Trento e Trieste, la cosiddetta chiesa della Trinità. E questi locali sono stati acquistati dalla mia famiglia già nel 1961, poi sono stati trasformati in trattoria che accoglieva tutti i passanti che avevano necessità di consumare un pasto prima di ritornare al proprio paese. E nel corso degli anni questa attività è cresciuta, soprattutto con il merito del, diciamo, di mia mamma che è Emilia Falasca. E piano piano ci siamo fatti conoscere sia dalla popolazione di Chieti, che comunque ci apprezza da tanti anni, e sia da molti turisti, passanti che nelle epoche passate frequentavano la nostra città. Il ristorante si chiama Nino in onore di mio padre, che è stato il fondatore nel 1961. E che ci ha tramandato questo quest amore per questa cucina tipica abruzzese, fatta di prodotti della terra naturali e comunque sempre in crescita verso nuove esperienze gustative, con anche diciamo piatti a base di pesce oppure di baccalà, lavorati in diverse modalità. Noi veniamo dalla campagna del chietino diciamo fondamentalmente e quindi siamo abituati comunque a usare prodotti sempre genuini e freschi della nostra terra. Allora la mamma è sempre la mamma, è stata il nostro pilastro da sempre e niente. Io sono Arianna Ciccarello e la mia attività, che è un ristorante, pizzeria e stabilimento balneare, si chiama Blind Beach. Noi siamo ad Ortona e precisamente proprio sul confine tra Francavilla al Mare ed Ortona. Io ho 45 anni, sono romana e sono qui perché ho sposato un Abruzzese e nel 2017 abbiamo deciso di cambiare completamente vita. Abbiamo due figli e a un certo punto abbiamo fatto il punto della nostra situazione, io ero il responsabile legale di una multinazionale, mio marito è il braccio destro del principe del drago, i nostri figli non li vedevamo mai, eravamo fagocitati dai ritmi della grande città e abbiamo deciso di prenderci un momento per noi e per la nostra famiglia. Abbiamo deciso di venire nella nostra casa al mare e lì piano piano è nata la realizzazione di un sogno, di un progetto che in realtà non era mio, era di mio marito. Abbiamo avuto infatti l'occasione di comprare il piccolo stabilimento balneare con un ristorante dove lui eh, lavorava da ragazzino e faceva l'istruttore di windsurf. È un posto molto bello, un posto magico, eh, uno spot eh, che in zona conoscono in molti per il kite, quindi nelle giornate di vento si vede un bellissimo cielo tutto piano di kitesurf. Per me come mamma è veramente una cosa molto bella poter in ogni momento della giornata guardare in mare e vedere i miei figli che si stanno divertendo con i loro amici. E questo lo apprezzi molto di più quando vieni da una realtà come la mia, cioè una realtà cittadina in cui comunque fai una bellissima vita, hai cioè i tuoi amici, i tuoi appoggi, la tua famiglia, quindi lasciare le tue certezze, lasciare una professione in cui già sei formato è una cosa veramente difficile. Però quando vedi come riscontro questo, cioè la gioia della tua famiglia, il fatto di riuscire a crearti... Uh, un ambiente che non solo per loro, ma anche per chi viene è un ambiente molto piacevole, è una cosa molto importante che dà grandi grandi soddisfazioni. Penso sempre che una delle cose che mi ha più commosso, successa proprio ultimamente, è stata mio figlio che ha fatto un tema di prima media per chiudere l'anno scolastico e il tema era Qual è il tuo sogno? E lui ha detto: 'Il mio sogno è aiutare la mia famiglia, soprattutto mio padre.' perché mio padre non vede, infatti mio marito non vede da tanto tempo, è per questo che il nostro luogo, il nostro, la nostra piccola isola felice si chiama Blind Beach. E mio marito si sta veramente impegnando io sto cercando di aiutarlo in tutti i modi a realizzare questo che era il suo sogno era la sua visione eh, del mondo la sua visione di che cosa voleva fare veramente nella vita quindi per me è ancora più una fonte di gioia vedere la realizzazione di un progetto familiare di un progetto di una persona che da tanto tempo sognava questa cosa e che è veramente molto a suo agio in questo posto si riesce a muovere veramente bene e riesce quindi a gestire nel migliore dei modi un'attività. Quando si ha una disabilità è proprio davvero difficile a volte riuscire a realizzarsi perché la gente spesso non crede in te. E invece lui ci sta riuscendo assolutamente con grande gioia mia, dei miei figli e soprattutto anche con eh, la, il trasporto da parte di chi lo vede così attivo e bravo nella sua attività. Devo dire un'altra cosa che mi dà una grande soddisfazione come imprenditrice è il fatto di aver fatto una scelta molto netta, perché noi abbiamo fatto delle scelte nette anche a livello di ristorazione. Eh, quindi è normale che se uno entra nel mio locale e cerca una capricciosa non la troverà mai, ma non la troverà perché io ho scelto così. Se uno prende e, e cerca determinati prodotti, eh, c'è chi vuole accontentare... Chiunque, noi non facciamo questo, abbiamo preso una scelta, una decisione che porta eh, delle conseguenze nel, a livello di quale sia il tuo, il tuo cliente tipo, il tuo cliente target. Quindi, quando vedo, per esempio, sui social che non c'è nessuno che ci valuta medi come eh, qualità, come prodotto, come offerta, per me è una grande soddisfazione. Questo significa sicuramente essere amati ed essere odiati. Qualcuno non ci ama, però diciamo che sono i meno, e soprattutto le recensioni sono molto positive perché quando vado a studiare che cosa dice eh, la gente di noi, vado ad analizzare delle cose che per me sono molto importanti e eh, vedo che è semplicemente che sei entrato nel posto sbagliato, non era il posto dove volevi andare e questa per me è una grande, grande soddisfazione. Perché non studiare che cosa vuole il tuo cliente è completamente sbagliato, però devi capire... Dove vuoi andare tu? Quindi è ovvio che se nello stesso tavolo, con lo stesso bollitore, mi trovo un signore che mi dice che la pasta è troppo cruda o che la pasta è troppo cotta, due signori che sono seduti uno davanti all'altro e che hanno avuto la pasta scolata nello stesso momento, quello non è un commento che per me può essere importante, mentre ce ne sono tanti altri che sono importanti. Noi abbiamo ragionato tanto da clienti entrando in questo locale, quando l'abbiamo guardato, quando l'abbiamo studiato. Questo ha significato anche in un momento come questo, al momento del Covid, aver già realizzato alcune cose non perché erano previsioni Covid, ma perché erano quello che io da cliente vorrei in un ristorante.